Questa storia accadde a Salem, nel Massachusetts, nella primavera del 1692. Stamattina la strada davanti a casa mia è diventata un lungo pellegrinaggio verso Salem. Tutti che parlano di stregoneria. Sciocchezze. Se tu nella foresta hai avuto a che fare con gli spiriti, io devo saperlo adesso. C'è la pena di morte per la stregoneria e ti impiccheranno come hanno fatto con quella donna a Boston 2 anni fa. Può darsi che ogni tanto io pensi a te con tenerezza. M'ha detto che ci sono 14 donne in prigione, che le devono processare, che il tribunale le può anche far impiccare, sai. Ora toccheremo il fondo di questa paura. Più bel lavoro per una ragazza cristiana far impiccare delle vecchie. Le streghe sono presenti qui, nel libro, nella Voi Bibbia. Voi potete credere che noi in questa casa amiamo il diavolo? E Martha Corey! Non c'è persona più vicina a Dio di Martha Corey! Calmi! Era un mandato di cattura, John, per tua moglie. Io ho visto Sarah Good con il diavolo. È chiaro che dietro a questa testimonianza c'è una vendetta privata! Lei vuole uccidermi per prendere il mio posto? Agli occhi della gente la sua confessione condannerebbe gli altri! Ma non lasciare che nessuno sia il tuo giudice, John. Adesso voi mi direte i nomi di quelli che hanno cospirato con voi nell'alleanza nera con il diavolo! Io comincio a scorgere un barlume di coerenza dentro a John Proctor. Batterà la maledizione di Dio e noi bruceremo.